La location è stata vincentissima, quindi i buyer e i seller in questa straordinaria San Francisco hanno iniziato quella che definiamo la Wall Street del turismo enogastronomico. Sono partite le prime contrattazioni, il clima è molto buono e propositivo e questo è l'aspetto migliore. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutte le persone che hanno lavorato e, come avete detto, sono state tantissime. Un grazie speciale ai dipendenti del comune di Cuneo che si sono dimostrati veramente straordinari. E domani mattina c'è un appuntamento molto importante, anche perché è la prima edizione all'interno di BITEC, che è il MEG, il mercato enogastronomico. Domani mattina ore 10.30, inaugurazione di MEG, mercato enogastronomico in Piazza Virginio, un insieme di bancarelle di colori e di sapori provenienti da tutte le regioni italiane. Vi aspettiamo. È ritornato il sole, ma è ritornato il sole a baciare questo complesso monumentale che è straordinario. E qui dentro sono ospitati questi buyer che arrivano da tutto il mondo, penso nel mondo migliore. I complimenti vanno a chi ha organizzato, quindi a Simona Rossotti, alla sua squadra e alla sua azienda, alla Regione Piemonte e alla DMO che hanno creduto in Cuneo come piattaforma per ospitare questo evento internazionale così qualificante e così strategico per la crescita di un territorio. E arriva in una Cuneo cambiata, una Cuneo rinnovata, in una Cuneo sempre più turistica, di una provincia sempre più turistica. Come hai citato giustamente, i numeri del turismo crescono ogni anno, ma a fianco loro crescono le imprese turistiche che nascono. Abbiamo visto proprio all'inaugurazione della Casa del Turismo la scorsa settimana 300 strutture turistiche nate in 10 anni, che è importante. Chiudiamo una stagione invernale stellare come presenze, con una ricaduta sull'indotto dai maestri di sci agli alberghi, ai ristoranti, il materiale tecnico che non abbiamo mai visto di questo livello. Non possiamo che aspettarci dei risultati positivi e soprattutto cercare di capitalizzare nel modo migliore la presenza di questi operatori. La motivazione di enogastronomia, quindi il turista che si muove per questa motivazione, è il turista più alto spendente. Da tutte le analisi e ricerche che facciamo, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, risulta una spesa media che arriva quasi a 200 euro al giorno, che è quasi il doppio del turismo che per esempio si ha nelle città d'arte o che si ha in altre località turistiche. Abbiamo sicuramente accettato con entusiasmo e ottimismo questa presenza a BITEC, a questo momento importantissimo per il nostro territorio, dove si parla di turismo ma si parla anche di enogastronomia, e quindi non potevamo non esserci con la Banca dei Sapori, che è lo scrigno delle nostre eccellenze artigiane, e sicuramente avere dei turisti che arrivano da tutto il mondo e che guardano al nostro territorio con grande interesse e anche soprattutto con grande bontà, perché sicuramente il nostro territorio questo esprime, è molto importante. Quindi parlare di incoming e avere tutte queste presenze è molto importante per tutta la nostra economia.